un consiglio comunale apposito sul rigassificatore dal momento che la riunione congiunta delle commissioni consiliari era avvenuta in data 12 e 13 dicembre 2001 e dal momento che successivamente vi era stata la presentazione da parte dell'Enel della prima bozza del rapporto di sicurezza al Comitato Tecnico Regionale. Questo è un silenzio, a mio avviso, inquietante, ma inquietante come cittadino, non da un punto di vista politico, cioè non mi spiego perché un argomento di una gravità unica per Taranto, perché c'è la possibilità, a mio avviso la certezza, che questo rigassificatore inquini, non capisco perché il Consiglio Comunale non si sia pronunciato. La risposta sul rigassificatore da parte del sindaco Di Bello, però ecco, dobbiamo dare un attimo il microfono in tribuna, però dovete stare calmi, cari signori, perché noi vi diamo la possibilità, ma dovete stare calmi. Fate le domande e avrete tutte le risposte del caso dal sindaco Di Bello. Dunque, io ho veramente i minuti contati. Sì, infatti, no, però... sindaco, un attimo solo, la domanda perché sennò... Sì. No, scusami, sì. Scusami, sì, io ti avevo dato una data precisa. Sì. Le dichiarazioni fatte dal vostro collaboratore sono veramente inquietanti. Sono tanto inquietanti che non dare una risposta. No, dobbiamo dare la risposta. Vabbè, però... non me la puoi dare facendomi saltare degli appuntamenti istituzionali. Io ti avevo dato un orario preciso ed è già scaduto. Sì. Sindaco, è una sola domanda veloce. Ma che modi sono? Signor sindaco, una cortesia. No, guardi, dovete capirci. Sì, sì, no, ho capito benissimo. Solamente dare che dovevamo vedere un filmato che gli interessa, ma non è per il momento possibile. Mi presento, Umberto Candelli, Comitato Salinese. Te canosco. Grazie. E adesso io le porto delle firme raccolte nel quartiere con una richiesta per lei, anzi sono 5 le richieste. Noi chiediamo armonizzazione e ripristino fermate bus, vedrà nel filmato poi possibilmente. Il collegamento... Collegamento stradale fra il mercato e la posta, semaforizzazione incroci fra via Lago di Nemi, via Golfo di Taranto e Clinica Verde Verde, dove succedono giornalmente degli incidenti. E poi, se possibile, la pulizia e vigilanza del mercatino domenicale, per una questione solamente di sicurezza, perché lì se passa succede qualcosa, non si può passare, i pullman già non passano, perché sono stati spostati in un'altra zona, per cui le persone che devono prendere il pullman devono fare un largo giro. Poi c'è il problema di sicurezza, succede qualcosa, un'autoambulanza non può passare perché la gente del mercato domenicale si mette solamente. Allora, questa richiesta lei le può consegnare al sindaco direttamente. Per cui io spero che il sindaco voglia prendere atto e fare al limite un incontro con il comitato della Salinella. Grazie. No, io incontro la circoscrizione. Allora, sì. Allora. No, la circoscrizione è una cosa. Va bene, interventi per il territorio, calma, io incontro la circoscrizione. Allora, noi consegneremo adesso l'incartamento al sindaco. Grazie. In campagna elettorale, signora, le promesse che ci ha fatto, dottoressa... Guardi, io sono Candelli e lei in campagna elettorale non credo di averla mai incontrata. Io sì. Io credo proprio allora, di adesso lo dobbiamo bloccare. Io penso lei ha fatto di le sue dimostranze, ha detto al sindaco quello che vuole, adesso... Sì, certo, il sindaco avrà l'incartamento e vedremo un attimino poi... sul da farsi. Grazie, adesso stoppatevi, grazie. Il sindaco sa qual è la realtà. Grazie. Stoppiamoci, grazie. Allora, sindaco. Bene. Sì. Adesso ci dobbiamo fermare, stop. Stiamo calmi, grazie. Sì, scusate, dobbiamo fermarci. Allora, un attimo solo, sindaco, metto ordine al programma. Io vi ho dato la possibilità di esporre quelli che sono i vostri problemi. Sì, no. Scusate, voi avete detto quello che c'era da dire, noi con molta cortesia vi abbiamo messo in contatto con il sindaco sa quello che deve fare, adesso ha avuto l'incartamento e opererà per il meglio, prego. Io non devo fare neanche l'avvocato del dei sindaco. Confronti, dei contatti sì. Nel quartiere Salinella, io il signor Candelli lo conosco molto bene perché quando sono andata in circoscrizione ha parlato più lui, io sto parlando della circoscrizione. L'organismo istituzionale che dialoga con la... con l'amministrazione ci sono 100 delibere, ci sono 100 delibere.
Va bene. Allora mi rendo conto che voi siete venuti qua per polemizzare, punto e basta. Dategli un po' di spazio e finì. Noi abbiamo approvato un mese fa una delibera dove le circoscrizioni ci hanno dato tutte le priorità, abbiamo preso atto delle priorità delle circoscrizioni, quella delibera è stata approvata. Senta, quando lei diventa amministrazione, ecco no, amministratore, e non credo che diventerà molto facilmente, e capirà quali sono i tempi della legge e quali sono i tempi di legge, capirà molto bene, capirà. Lei è venuto qua per polemizzare, io la conosco molto bene, l'altra volta ci impedì addirittura di parlare in circoscrizione, allora, quindi per favore, questo è l'appunto che faccio a Lello Orzella, che dovrebbe sapere molto bene quando invita la gente chi è e cosa viene a fare. Ma io non è che posso fare il DNA, sindaco. Adesso state di casa. Detto questo... Datemi un attimo la linea. Allora, grazie. Allora, detto questo... Cortesemente, per cortesia... Allora. Scusate, fatemi parlare. Io non vi sto offendendo nessuno. Se posso dire solo stiamo facendo un programma televisivo, poiché è un programma televisivo, è giusto che da casa comprendano quello che si sta dicendo. Io credo che se vengono in trasmissione è perché probabilmente hanno difficoltà a dialogare attraverso la circoscrizione. E lo dico nonostante l'amministrazione di quella circoscrizione sia di centrosinistra. Appunto, non lo volevo manco dire. Il fatto che i cittadini si organizzino in comitati, tutto sommato è uno spontaneismo che è un dato interessante e un dato di vitalità della, Massimo, del vuoi sapere quanti comitati questo solo per sono, dire, stanno in, a Taranto? Detto ciò, non siamo mi sembra che sia 100. La trasmissione televisiva se noi quella incontrassimo, che, come... se io sindaco incontrassi tutti i comitati sparpagliati, ingenererei un concetto per il quale il centrosinistra mi ha detto assolutamente di non farlo, cioè quello di far venir meno il rispetto istituzionale della circoscrizione. Con questo io non voglio dire, perché io non sono entrata nel merito del problema. Secondo me non è da affrontare con queste modalità e nella trasmissione televisiva. Bravo. Questo è l'errore, è proprio questo. Poi al di là di questo possiamo trovare mille modi diversi per incontrarci e dobbiamo trovarli. Allora, quando esiste una circoscrizione, io come sindaco posso incontrare solo le circoscrizioni. Se dovessi incontrare tutti i comitati spontanei, signore, ma mi faccia finire! Ma non è possibile! Sei venuta per farsi riprendere! Prego! Non è possibile! No, scusate, ma io scusate, sto allora siccome adesso. Cosa. Ma Lello, ma come conviene? Sì, no, allora. Scusate. Ma cosa ne sa lei di quello che faccio io dalla mattina alla sera? Ma allora scusate, un attimo di ordine. Non facciamo discorsi. Scusate, non facciamo i maleducati. No, adesso sono costretto a sospendere il programma. Signora, scusi, non ha il microfono, sono No, mi scusi, adesso basta perché allora, mi sono rotto. Scusate, allora, sindaco, un secondo solo, perché siccome ha ragione, però siccome il programma è il mio, io già ho fatto allora un grande errore a non filtrare prima, perché io vi do la possibilità di parlare, però diamine, parlate, ma non bisogna essere fare in questa maniera, sì. Ho capito. No, scusate, io la possibilità ve l'ho data, voi avete espresso i vostri problemi, adesso il sindaco deve rispondere, vi sta dicendo delle cose, non si può interrompere così, è sempre il primo cittadino d'Italia. Allora, no, al di là di questo, non si interrompe nessuno. No, sindaco, perché io sono stanco di fare il vigile urbano qui. Quando si tenta di esprimere un concetto, ecco qua. Allora, non voglio parlare più. Allora, veramente, allora, scusate, è possibile, no, allora, scusate, ragione. Allora basta, andiamo sindaco, avanti. Andiamo vi farò avanti, sapere sindaco. In merito ai problemi che avete sollevato. Per quanto riguarda l'istruttore, invece, che ritengo essere un problema veramente serio, soprattutto per come è stata espressa, perché in generale nella città di Taranto che ci sia qualche pazzo vagante di amministratore, se esso sindaco, consigliere, di maggioranza, di opposizione, in generale, che possa mettere una bomba
a Taranto, voglio dire, attenzione, le cose che diciamo, le cose che ha detto il vostro collaboratore, io non so chi gliele ha suggerite. Sicuramente è difficile poter oggi avere una conoscenza del problema, perché noi abbiamo avuto un incontro con Enel, peraltro, apro e chiudo parentesi, richiesto da me. Io ho portato l'Enel in consiglio comunale per far spiegare, prima di tutto a me, alla giunta e a tutto il consiglio, di che cosa stavamo parlando, perché io ne sentivo parlare per la stampa ogni tanto, ma non sapevamo di che cosa parlava. Bene, l'Enel l'ha presentato al consiglio comunale e ha spiegato di che cosa si tratta. Se c'è una cosa che è matematicamente certa, e quindi su questo per favore non scherziamo, questo non vuol dire che io sono favorevole, perché giustamente, vedi Massimo, tu hai detto una cosa giusta, questa città non va avanti per giudizi, ma per pregiudizi, per preconcetti. A volte sono di carattere politico, a volte sono di carattere culturale. Questo è un pregiudizio, in parte politico e in parte culturale. E allora, dire che c'è un problema di carattere ambientale è veramente totalmente falso. Non c'è problema di inquinamento, al massimo c'è problema di sicurezza. Allora, usiamo le parole giuste, soprattutto quando andiamo in televisione e andiamo a raccontare ai cittadini di che cosa stiamo parlando. Quindi, prima di poter esprimere dei concetti, dobbiamo avere la possibilità di essere informati in maniera esatta. Allora, non c'è problema ambientale, impatto ambientale zero. Io chiedo al Massimo Stiglio di intervenire per dire se sto dicendo una sciocchezza. Confermo. Benissimo. Impatto ambientale, qui la parola ambiente deve sparire dal vicino alla parola rigassificatore. È già la prima cosa. E qua viene il sospetto che questa cosa abbia un problema di carattere, un pregiudizio politico. Perché? Parlare di ambiente attira immediatamente l'attenzione della gente. Ma come? Con una città che è già ritenuta a rischio ambientale, noi che facciamo? Ci andiamo a mettere un'altra cosa che inquina. È paradossale. Allora già l'idea di parlarne creerebbe, o potrebbe creare, almeno io da cittadino direi, ma come? Stiamo parlando di riqualificare in termini ambientali la città e andiamo a mettere un altro impianto, non strumento, si parla di impianto, che inquina, ma non ne dovremmo neanche parlare. Invece, ecco qui l'errore, impatto ambientale zero, semmai problemi di sicurezza. Seconda cosa, non esiste nessun comitato regionale che deve dare nessuna autorizzazione. Esiste una conferenza di servizi nazionale, perché questo è un progetto obiettivo. Di conseguenza non c'è da parte di nessun ente locale nessun tipo di autorizzazione, semmai c'è una valutazione di opportunità, quindi se farlo o non farlo. Ma mentre noi discutiamo, e prima ancora quindi di entrare nel merito e di fare veramente, e Massimo Stiglio ride, c'ha ragione a ridere, e fare veramente una seria valutazione se ne vale la pena. Io ho sentito in quella istruttoria delle cose che mi hanno lasciato molto perplesso. Prima l'ambiente. Sì, ma gli esperti mi hanno detto, non è una mia. Io non sono competente. Io ti ho detto, scusami. Sono tutti come quell'esperto che diceva che come una nave che trasporta. Attenzione. Credo a te li avranno detti anche grossi. I ragionamenti non si possono fare. Consentimi di dire. Io penso che io e lei in materia abbiamo la stessa competenza. Con una differenza, che io ho il progetto dell'Enel al comune e tu no. Io mi sono documentato, sì. E allora hai detto delle sciocchezze. No, volutamente. Bisogna vedere chi dei se due ti sei documentato, dicendo. Io ti sto dicendo delle cose. Vabbè, l'abbate, scusa. Allora, scusa, no, facciamo un contraddittorio. No, no. Fra poco viene qua, facciamo un contraddittorio. Allora, tanto qua si fa solo così. Il nome dell'esperto. No, non è così, signore. Non è così. Ma tu consenti questo? Chi è l'esperto, abate? Il dottor Mario Imperatrice. Ah, Mario Imperatrice. Ma chi è? Io non lo conosco. Ma chi è? È preciso che non è un iscritto dell'Udeu. No, 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 no. Sarà espertissimo, ma non so mai di chi è. Della Margherita, allora, non mi, ma non lo conosco, non mi interessa. È un esperto. Non mi interessa. Nata, mi allora, va bene. Allora, questo è il pensiero di Imperatrice, ma non è il pensiero di tutti. Chimico, non da politico. Sì, ho capito, ma è di Imperatrice, non di tutti, quindi... No, no, no.
diciamolo, è l'imperatrice, perché allora, adesso poi ci informeremo. Abbiamo parlato di impatto ambientale ed è sbagliato. Okay. Ho sentito leggere sulla scrivere qualcuno sulla stampa che questo produrrà un freno blocco allo sviluppo del porto. Allora, in questa città, Lello, diventiamo tutti immediatamente tuttologi. Quello è un progetto che per essere valutato ci vogliono tali e tanti esperti in materia di sicurezza e in materia di sviluppi portuali, di problematiche portuali rispetto ai traffici che si potranno sviluppare e che quindi potrebbero creare eventuale incidenza sul porto, ci vuole tali e tanti esperti che io personalmente non mi azzarderei mai a dare un giudizio, perché sarebbe veramente un'offesa a quel progetto. Ma la cosa più grave di questa città è che si sono scatenati tutti. Perché hai fatto questo? Perché hai detto questo? Perché non hai parlato col Consiglio Comunale? Perché noi siamo stati chiamati solo in funzione di tecnici. Non dobbiamo esprimere nessun parere, non dobbiamo dare nessun voto. Le conferenze di servizio si sa che sono o non si sa bene che sono. Quindi è inutile parlare a chiacchiere. Non è che il Consiglio Comunale deve alzare la mano e deve dire in termini tecnici sono d'accordo o non sono d'accordo. Lo potrebbe fare in termini politici, ma prima di fare questo ci vuole la conoscenza completa della definizione di tutti gli iter che non abbiamo. Non abbiamo l'iter sulla sicurezza, non abbiamo, perché a livello nazionale non sono state ancora fatte queste cose. E non avendo questi elementi che sono fondamentali, di che cosa stiamo parlando? Ma politicamente parlando, mentre noi ci divertiamo a fare sport sulla stampa e sulle televisioni e a creare allarmismi, come se da una parte ci sono dei pazzi incoscienti che vogliono il rigassificatore, e nessuno si è espresso e nessuno potrebbe esprimersi, perché ripeto, non ci sono ancora tutti i documenti sufficienti e le autorizzazioni sufficienti per esprimersi. Mentre noi facciamo questi, signori, finita la campagna elettorale, se n'è già andato a Brindisi, perché quando una città reagisce in questa maniera nessuno vuole venire qua. E allora poi quando ci meravigliamo, ma come mai vanno tutti via, ma come mai l'imprenditore? È questo, perché non siamo capaci di affrontare un problema con serietà. Siamo solo bravi, solo per aver sentito dire o per aver incontrato qualcuno in mezzo alla strada a uscire sulla stampa di destra o di sinistra e dire io non sono d'accordo, perché questo è lo sport di questa città. Ed ecco perché manca quel confronto sereno, perché non ci si confronta mai con la volontà di parlare dello sviluppo di questo territorio, ma sempre con quei pregiudizi che sono tipici di questa cultura, di questo territorio. E allora poi ci vuole il coraggioso o la coraggiosa di turno che dica fermi tutti, io voglio vedere tutte le autorizzazioni, dopo mi esprimo. E per sentirsi dire ah, chissà che c'è dietro, ah, chissà chi le ha telefonato e chi ha detto che bisogna farlo, e allora subito la fanta politica di questa città il cui sport preferito è il pettegolezzo. Bene. Quello che tu hai detto nell'istruttoria, a mio parere, come tu hai detto a tuo parere, a mio parere è falso. Tu hai creato un allarmismo. È falso quello che lei sta dicendo. No, adesso calma, abate per cortesia, adesso basta. Adesso andiamo. È un pensiero del sindaco Di Bello, tu non devi. Io sono stata molto educata a dire a mio parere. A mio parere anche. Adesso basta, abate. Il tuo ruolo è quello di evidenziare le cose, non devi esprimere alcun giudizio. Senti, Lello, sì. Io devo andare via mortificata, sapendo che non è tua volontà, non era tua volontà, ma prendendo atto che il genere di trasmissione fatta qui ingenera inevitabilmente questo tipo di scontro politico fra destra e sinistra, fra centrodestra e centrosinistra, che non appartiene né ai segretari di partiti né a chi rappresenta le istituzioni, bensì magari a una piccola parte sparuta della periferia politica, e quindi senza che nessuno abbia un livello istituzionale,
che porta a fare una istruttoria per sentire soltanto uno e non venire all'amministrazione comunale, all'amministrazione provinciale, sentire un consigliere regionale per dire datemi degli elementi tecnici che io li metto dentro. Allora quando ci sono questi approcci io mi immagino il cittadino che dice bomba ecologica, una porta aerea a propulsione nucleare, ma siamo impazziti, ma non si può creare questo allarmismo. E ti ripeto, mentre noi qui critichiamo, mentre noi qui stiamo denunciando un approccio con i problemi sbagliato che ha sempre penalizzato Taranto, Brindisi si è già riservata il suo rigassificatore. Comunque, Carolello, su questo Rossana, tieni presente che la scelta di Brindisi che oggi, obiettivamente è molto avanti, cioè. Quindi anche qui vi sono delle responsabilità in questo caso della provincia, responsabilità politiche. Torniamo a Talzano e qui ho voluto fare un collage, un mix di immagini delle zone particolari. Ecco, qui ci troviamo.